sugar invented the raincoat. I drop like a sugar invented the raincoat. I drop like. Salve a tutti ragazzi, sono Zilla. Come vedete sono su Pokémon versione nera e ho deciso di fare questa nuova serie su Pokémon perché Pokémon mi piace troppo, mi dispiace ragazzi. E caricherò in contemporanea sia questa serie su Pokémon Nero che la serie con la mia ragazza su Pokémon Earth Gold. Comincio a dire che Pokémon, questo tipo di Pokémon, ovvero la generazione Nero e Bianco, l'ho già giocata, nel senso che ho già giocato Bianco, ma Nero non l'ho ancora giocato. Quindi boh, lo giocherò insieme a voi da capo. Quindi faccio un nuovo gioco. Ciao, benvenuto al mondo di Pokémon, io sono la professoressa Aria. Ma tutti mi chiamano professoressa Pokémon, va bene. Oh, come si chiama già sto Pokémon? Non mi ricordo il nome. Questo mondo è abitato da creature strane chiamate Pokémon. Esistono numerose specie differenti e sono diffuse un po' ovunque. È comune il fatto di avere poteri misteriosi, va bene. Meno male gli abbiamo dato l'armonia con i nostri amici Pokémon. Vivere e lavorare con loro al nostro fianco rende tutti più felici, va bene. Va bene, sì, i Pokémon hanno lottato di loro. E il suo lavoro consiste nel studiare queste creature. Dimmi qualcosa di te, là. Sei un bimbo o una bambina? Insomma, figo. Ho il cappello swag. Sei un ragazzo, quindi sì. Mi piacerebbe sapere anche il tuo nome. Va bene. Ti dico per come mi chiamo, ma giusto perché mi sei simpi. Umberto. Vado. Umberto. Ti chiami Umberto, no? No, sbaglio a scrivere. Non mi chiamo Umberto. Io mi chiamo Umberto. Non sai pronunciare il mio nome. Non è che l'ho scritto io male. Perché non sai pronunciare il mio nome. Ok. Umberto, sì. Umberto, che lo so che è un bel nome, ti ringrazio. Lascia che ti presenti gli amici che ti accompagnano in questo viaggio. Questo è Comor, a volte un po' intransigente, ma un animo buono. Questo è bello, il suo ritmo fra le cose, ma ce la mette tutta. Bene ragazzo, lo conto su voi tre, va bene. Quindi ci affido un Pokémon a ognuno di noi. Bene, quando ho scelto il Pokémon, il nostro viaggio avrà inizio. Va bene. Bene, entriamo nel mondo dei Pokémon, andiamo. Estate! Estate! Ok, molto pixelloso, devo ammettere, molto pixellato, ma a me va bene lo stesso. Ok, quindi questa è qua la mia casa. È Umberto, non vedo l'ora che la professoressa Aria mi invia il mio primo Pokémon. Beh, non è ancora arrivato tanto per cambiare. Va bene. Che figo, sta muovendo il piede. Ok, arriva sta Belle. Eh sì, ci hai fatto aspettare. Sempre in ritardo. Oggi finalmente riceveremo dei Pokémon dalla professoressa Aria. Sono in quel pacco regalo, immagino. Se mi ricordo bene, sì. Hai ragione, mi dispiace. Beh, dove sono i Pokémon? Questa è cosa tua, Umberto, quindi scegli prima tu. Questi Pokémon ci stanno aspettando dentro quel pacco regalo. Forse Umberto. Va bene, lo apro ragazzi, lo apro. Apro il pacco. Un pacco. Una lettera. In questo pacco troverete tre Pokémon diversi. Sceglietene uno a testa senza litigare. A presto, professoressa Aria. Va bene. Prometto che non li picchio. Scegli una Pokémon. Allora. Snivy. Tepig e Oshawott. Ok, allora. Questa scelta è troppo difficile. Allora, io nell'altro Pokémon avevo preso Snivy. Quindi lascerei perdere Snivy. Sceglieremo tra Oshawott e Tepig. Però in Boar mi piace troppo. La velocità finale di Tepig è molto spessa, anche se lenta. Ha dei danni molto elevati. Dai, prendiamo Tepig, anche se è lento. Sì, voglio questo Pokémon. Yeah. Ok, ho Tepig. Lei sceglie un Pokémon, quindi. E non va a decidere anche per gli altri. Vabbè, Oshawott era comunque il Pokémon che volevo. Ok.
Perfetto, ognuno ha il suo Pokémon adesso, quindi facciamo subito una bella lotta. Vabbè, dai, chi è che devo spaccare prima di voi due? Dai, dai. Non possiamo farli lottare in casa. Vabbè, i Pokémon sono ancora lì. Dobbiamo farli lottare. Vabbè, dai. Faccio io contro Bella. Vabbè, ti spacco di botte. Ok, mando in campo Snivy. Ok, io mando Tepig. Cosa deve fare Tepig? Azione, vai. Aia. Posso passare liscia. Attenzione. Ma io sono una Tepig che lo posso dare, non me l'ha fatto scegliere, sono io che l'ho saltato. Vabbè, comunque dai, le lotte iniziali sono un po' così. Ma minchia quanta vita mi ha tolto! Ma cazzo, e sono pure lento, speriamo che non mi attacchi. Meno male, se no avrei. Probabilmente me la sarei vista molto brutta. Ok, meno male, ho vinto, brutto colpo. Ho battuto Snivy. Posso fare. No, non lo raggiungo neanche il livello 6, incredibile. I nostri Pokémon ce l'hanno messa tutta. E va bene. Lol. L'ho spaccato tutto. Umberto, diventerai un allenatore davvero in gamba un giorno. Lo so, sono proprio bravo. E neanche sicuro. Sì. Sto Cobra mi sta più simpatico, visto stupida. Che è successo, questi Pokémon fanno proprio sul serio, non si direbbe piccini come sono, eh. Mi piace molto Tepig, anche Snivy, Oshawott, boh, più o meno, le evoluzioni non mi garbano così tanto. Lei mi ha spaccato comunque la stanza, te l'avevo detto io, su lascia che rimettesse il tuo Pokémon, beh, anche il mio, dai, bravo. Ok, quindi probabilmente sfido anche sto Como. È poco ma sicuro. Se poi ci ho 3 senza mettere la salsa, stop. Ok, quindi combatto contro questo. Facciamo stavolta contro sto Oshawott. E raggiungo il livello 6 almeno. Ok. Che bellino che è Oshawott, come te lo doso. Allora, azione. Andiamoci proprio con azione manetta, perché non ha senso. Ma tutti gli effetti a servizio bello. Perché non ha senso usare colpo coda, cioè. Non ha proprio senso abbassare le statistiche, tanto vincerei lo stesso. Visto che addirittura sono anche più veloce e faccio anche più danno. Si vede che Oshawott, appunto, EV nella parte di attacchi speciali. Poi in un video vi spiegherò cosa sono gli EV e V, robe varie. Usa meglio su Comor, va bene. Allora questo vabbè. L'abbiamo distrutto. Infatti l'hai persa. Sì, sei un vero allenatore. Per il momento meglio che vado a scusarmi con tua madre. Lol, ehi, come ti permetti? Ti prendo a schiaffo, mi insulta la mamma. Vengo anch'io, va bene, fai anche tu. Era bella la stanza un tempo. Mi scusi tanto per la confusione che mi hanno fatto di sopra. Non si preoccupi, rimettiamo tutto a posto. Mettere a posto, ma non preoccupatevi, ci penso io. Eh sì, tu sei la schiava, vero mamma? Piuttosto che dovresti andare dalla professoressa Realia. Vero, grazie, ci scusi ancora tanto per il disturbo. Andiamo a ringraziare la professoressa Aria. Sto davanti al laboratorio circa poco, no? Va bene, uno va davanti alla professoressa, al laboratorio della professoressa, invece l'altra va a casa. Vabbè, intanto mia mamma fa la schiava e pulisce tutto. Sa, curami il Pokémon, va? Puttana. Non sei mia madre tu. Vergognati, le lotte tra Pokémon sembrano piuttosto vivaci, eh? Si sentiva il verso dei vostri Pokémon anche da qua giù.
Mi è tornata in mente la mia prima lotta. Ecco, bravo, brava, riposami, riposa, blabber, riposa i Pokémon. Da Pokémon in piena forma. Portati l'Interpoke. L'Interpoke cos'è? Già tipo un Gear. Cos'era già? Boh, vabbè. Ok, piccioni che volano. Ciao bell'uomo. Vabbè, qua chi c'è? Casa di Comor, no. Io devo andare dalla professoressa. Mi è caduto proprio in centro, proprio. Ah, farei un salto a casa di Bell, ok. Devo andare da Bell prima. Va bene. Andiamo. Era questa? No, questa è Comor. Quindi questa è la casa di Bell. Poi due case sto paese, mamma mia. No, no e poi no. Ma papà! Ho ricevuto un po' che adesso sono andato a tutti gli effetti. Voglio partire all'avventura, hai 8 anni, stupida. Mi ha fatto l'inchino. Non ti preoccupare, tutto a posto. Sì, tutto a posto. Sai che non ti lasciano partire. Dai, sono curioso, voglio parlare col papà. Cos'è sto coso? Cos'è sto coso nero? Boh, pack. Papà di Bell, non posso crederci, la mia figlioletta vuole lasciare casa sua. Così giovane e ingenuo. Vabbè. È un'esperienza che tutti i bambini devono fare prima o poi, eh sì. Viaggiare in giro, farsi rubare tutto. Venire rapinati in giro, perché sei bambini. Però è un'esperienza da fare. Su, entriamo, va bene, dai, andiamo, andiamo, let's go, motherfucker. Ok, entriamo. Eccovi qua. Mi stavo aspettando, ragazzi, facciamo le presentazioni come si deve. Allora, io sono la professoressa Laria, no? Il suo nome la conosciamo già. Ma insomma, come lo so anch'io, cosa sapete già. Voglio un nuovo speciale e un po' di formalità non guasta. Allora, dicevo, io sono professoressa Laria, quando qui cerco di capire tutti i segreti sulla genesi di Pokémon. Vabbè, comunque lei è la solita professoressa, come tutti i professori di ogni Pokémon. Ti ha già fatto delle lotte. Ma già iniziato a fidarsi di voi. A proposito, non so quello che è il tuo Pokémon. Sì. Allora. Ragazzi. Qualcuno di voi conosce Katekyo Hitman Reborn? Secondo me è il mio anime preferito. È l'anime più bello che abbia mai visto in tutta la mia vita. Un video quanto è figo. Quindi ora, visto che appunto nella famiglia sono 6, io li chiamerò ognuno per nome. Allora, lui. Ah, come lo chiamo? Questa è una scelta proprio dura, ragazzi. Allora. Aspettate un attimo, può godere. Allora, ok. Io lo chiamerò. Suna. Perché aspettate un attimo, allora. Un secondo, ragazzi, te lo. Ok ragazzi, sono tornato, scusate, ma la scelta del nome è troppo difficile. Allora, io ti chiamo. Visto che volevo soltanto capire una cosa, se potevo mettere Tsuna, chiamarlo Tsuna in un altro modo, ma no. Visto che lui è il mio Pokémon alla fine principale, darò appunto il nome da braccio destro. Ovvero, nell'anime è Gokudera. Chiunque segue l'anime saprà che il braccio destro di Tsuna nell'anime Katekyo Hitman Reborn, che vi consiglio, guardatelo ragazzi, guardatelo, spettacolare. E Gokudera, allora. Gokudera. Dov'è 3AK? Oh, sono cieco, eccolo. Gokudera. Ok, quindi questo sarà il suo nome. Si chiamerà Gokudera
Hayato, no, chiamiamo un Goku era. Vai. Perfetto, Goku era, giusto? Sì. Goku era, hai trovato un bel nome, grazie. Beh, non dicevo perché vi ho dato questi Pokémon. Per completare il Pokédex, no? Madonna, questo è un sapientone, questo sa già tutto. È davvero in gamba, mamma mia. Ok, ci spiega adesso cos'è il Pokédex, vabbè, cambiate tutti voi, lo sapete già. Sapete sicuramente cos'è il Pokédex. Praticamente dobbiamo catturare tutti quanti i Pokémon esistenti, vederli tutti quanti e completiamo il Pokédex, yeah! Siete pronti a partire all'avventura per completare il Pokédex? Sì! No. Quindi lì ci sto. La ringrazio. Per merito suo il mio sogno ora è la realtà. Sono un vero allenatore di Pokémon. Grazie mille ragazzi, è proprio la risposta che volevo. Vabbè, ci ha dato il Pokédex. Ottimo il Pokédex. Posso continuare allora, vi mostro come si fa a incontrare i Pokémon. Raggiungiti sul percorso 1. Ok. Vabbè, devo vedere il Pokédex, ma prima adesso possiamo fare ciò che vogliamo. Vabbè. È un pochino piccolo questo laboratorio, confronto agli altri. Umberto, un attimo. Dicete. Poi qui, allora che cosa ha detto il professor Saralia? Vi ha chiesto di completare il Pokédex. Vado alla mappa città. E boh. Ci pensa lei a pulire la mia stanza. Va bene, d'accordo, sì, d'accordo, vai pure. Certo che i Poké sono davvero formidabili. Così carini, sì. Vabbè, dai. Mostrare ai vostri genitori. Va bene, questa avventura vi farà crescere, buon viaggio, ciao ciao! Perfetto, questa è la tua città, sapremo sempre dove ci troviamo. Va bene, andiamo nel percorso 1. La vieni anche tu, va bene, andiamo tutti quanti sul percorso 1. Come vedete qua, c'è il menu, guardiamo il Pokémon, boss, vediamo come sta. Mi vedo una cosa, Gokudera, che personalità ha? È furba. Si arrabbia facilmente, sì, allora ok, Gokudera. Si arrabbia facilmente, Gokudera. Ok, quindi Tepig sta nel mio braccio destro, quindi sta Gokudera. Dopodiché abbiamo il nostro Pokédex, vediamo cosa dice di Tepig. Abbiamo visto Snivy, Tepig, vediamo Tepig cosa ci dice. Lancia palle di fuoco dal naso, aumenta inevitabilmente gli attacchi del nemico. Mangia bacche che arrostisce lui stesso. Ah, figo. Non c'è come ogni Pokémon. Che cosa orribile, vabbè. Comunque come in ogni Pokémon starter non può essere trovato in giro. E boh, niente. Allora ragazzi, il primo episodio finisce qua, direi. E se vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi, commentate. E ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!